È morto oggi anche Remo Fraticelli, 83 anni, titolare dell'omonima azienda di salumi, Loris per tutti. Le gravi lesioni riportate nello schianto che sabato sera ha ucciso la moglie di 74 anni, Adriana Cascero, non gli hanno lasciato scampo. Era ricoverato in gravi condizioni al San Salvatore di Pesaro, dove era stato portato dai sanitari del 118 subito dopo il grave incidente. Lui e la moglie, solitamente per spostarsi, utilizzavano sempre un pesante fuoristrada, ma sabato, fatalità, si trovavano a bordo di un furgone aziendale quando sono stati centrati in pieno poco dopo le 21.30. Appena lasciata l'azienda per recarsi probabilmente da uno dei due figli, come facevano abitualmente, ed imboccata via Ponte Metauro, una Lancia Delta guidata da Enrico Turchi, 30 anni, di Senigallia, non ha rispettato uno stop mentre cercava la strada per imboccare la superstrada, guidato probabilmente da un navigatore satellitare. Inevitabile il violento impatto sulla fiancata destra, dove si trovava la signora Adriana, che muore sul colpo. Per questo il trentenne è accusato di omicidio stradale aggravato dall'ebbrezza, in quanto è risultato positivo all'alcol test con un tasso di 1,5 grammi litro di alcol nel sangue. Assieme alla sua ragazza, ricoverata anch'essa in ospedale con una prognosi di 20 giorni, era di ritorno da un matrimonio. Per questo è stato arrestato 2 ore dopo l'incidente, l'auto sequestrata e il ritiro della patente immediato. Ora, con la morte di Loris, la sua posizione si aggrava ulteriormente. Fraticelli era stimato e ben voluto dall'intera comunità, fondatore dell'azienda di lavorazione di carni suine che porta il suo nome, il cui motto era la salute degli altri. Proverbiale, nelle interviste rilasciate anche a noi negli innumerevoli eventi a cui partecipava, la sua assoluta contrarietà ai conservanti nei suoi prodotti. Solo sale e tanto amore era la ricetta base che gli è valsa importanti riconoscimenti nazionali. Intrapreso questa strada perché capisco